Siamo in una mattinata ovviamente bella, bella, diciamo, dal punto di vista sportivo per noi, perché ieri sera era una partita importante, molto sentita, era fondamentale vincere, ce l'abbiamo fatta, avendo anche tante occasioni, però insomma poi quando le partite sono così sentite a volte prendi pali traverse e di tutto e di più, però insomma direi bene, era importante vincere, ce l'abbiamo fatta, la squadra mi sembra che stia facendo passi avanti, pur diciamo in un contesto di complessità, perché insomma dover giocare per fare punti a tutti i costi a volte, come dire, ti dà quel un po' di blocco in più, no? Però invece devo dire che stanno facendo bene, hanno rimontato tante volte, abbiamo vinto in finale alcune partite, quindi insomma direi la squadra ha dato segnali molto forti, quindi devo dire bravi loro, bravissimo Nicola che è riuscito a rinsaldare tutti e ha fatto un bellissimo lavoro. Io con Nicola mi trovo molto bene, lo conosco da 15 anni, anche di più, sì, 16 anni ormai, da quando cominciamo il 2 di settembre, è una persona splendida, veramente un ragazzo d'oro, ed è una persona che ha un temperamento notevole, ha delle idee calcistiche che mi piacciono, quindi insomma direi che tutto procede bene, non parliamone adesso, ma insomma direi che con lui il rapporto è molto buono. Ieri sera ha fatto un bellissimo gol, peccato che era in fuorigioco di qualche centimetro, ha preso un palo, si è dato un da fare nero, come sempre, no, direi che insomma sta facendo comunque sempre bene, insomma avere in campo lui comunque sia, anche se magari non fa gol in quella partita, vuol dire comunque sia avere due calciatori avversari che lo marcano, quindi vuol dire avere degli spazi per altri, e quindi insomma direi che poi siamo una squadra, quello che conta è bello anche vedere che 17 giocatori, siamo la squadra insieme all'Udinese, mi pare che ha portato più calciatori al gol, 17, quindi insomma vuol dire veramente che c'è una squadra dove tutti danno, contribuiscono e fanno gol, e questo è molto bello, una gran cosa insomma.